Allora, buonasera a tutti, siamo qui dalla Festa della Rete all'Università IULM, arrivata alla sua 11ª edizione. Enrico Mentana, uno degli ospiti più illustri di questa edizione. Allora, direttore, le chiedo subito quali sono le dinamiche che hanno sicuramente influito e cambiato l'editoria, l'informazione e il mondo della comunicazione. Come internet ha cambiato dal punto di vista anche sociale, sociologico, quella che è la dimensione partecipativa delle persone, sia a quella che è la sfera politica, ma anche a quella che è la sfera dell'informazione in generale. Beh, parliamoci molto chiaramente, l'invalersi del web ha abbattuto con l'illusione di aumentare il livello di partecipazione. E questo è quello che drammaticamente è successo. Si può pensare, si può credere che allora tutti adesso comunichino con tutti, ma in realtà quasi nessuno conosce più nessuno. È la stessa cosa che succede con i numeri di telefono. Una volta li dovevi tenere a mente almeno una trentina, anche il più babbeo se li ricordava. Adesso col fatto che tutti possono averli tutti sul loro, sulla memoria del loro telefonino, nessuno ricorda più un numero e nessuno telefona spontaneamente a qualcun altro. Nessuno conosce più una via perché ci sono i navigatori, nessuno sa far di conto perché esistono i calcolatorini all'interno degli smartphone stessi. La stessa illusione è quella della maggiore socializzazione, c'è una minore socializzazione, perché tutto è riportato a casa, tutto è riportato sul proprio schermo, tutto è riportato nella migliore delle ipotesi sul PC di casa. Ma il vero problema è che non c'è dialogo. Quello che dimostra la vita dei social è che si socializza sulle iperboli, sui partiti presi, sugli schieramenti, sugli accodamenti. Il pensiero che distingue, il pensiero che si distingue, non c'è più, è la pecora bianca in mezzo alle tante pecore nere, e non ho sbagliato, non ho visto la cosa in negativo, è proprio il dramma è questo, che è una mandria di pecoroni che agisce secondo i like o il loro contrario. Tutto questo non contribuisce a una crescita di pensiero, basta vedere tutto quello che si vede e il fatto che a un certo punto ci sia stata una forte prevalenza delle figure peggiori, delle figure che potevano mettere un diserbante laddove si voleva far crescere qualche germoglio. Il compito che mi sono prefisso dopo che sono uscito da Twitter, e sapendo che comunque il giornalismo non potrà più restare fuori dal web e dai social, è di stare in campo però replicando e cercando. C'è una battuta di Woody Allen in Manhattan che temo sia soltanto una versione italiana, evidentemente adesso, e c'è Woody Allen che va a affrontare l'uomo che, quel che ha capito, le ha rubato la donna, che è un professore, no? E questo esce dall'aula e se lo trova lì, no? E gli chiede, sorpreso, come hai fatto a superare i bidet? E lui gli risponde, sul piano culturale. E allora, cioè, la questione è che tu puoi vincere la battaglia contro ogni ostacolo, però se la vinci con più cultura, intelligenza, ironia, ma anche buoni sentimenti veri, nei tuoi polmoni, perché solo così combatti quell'intossicante inquinamento che c'è sul web. Infatti, telegraficamente, in virtù di questo, qual è la strada, una strada positiva alla rete, all'approccio al web, ai social media? Esiste una, perché è una strada edificante, perché l'alternativa a quello che è l'evoluzione 2.0 del muro del cesso dell'autogrill, dove si scrivono, no, tua sorella una zoccola, il numero di telefono di uno che ti sta sulle scatole, dicendo qualsiasi cosa, insomma, chiunque sia stato ai bagni dell'autogrill sa di che cosa sto parlando. Non può essere l'Eden, no? Un posto dove ci sono geishe o geishi che ti accudiscono mentre stai un attimo andando all'autogrill per lavarti le mani, no? No, il mondo è il mondo, è fatto di cose belle e cose brutte, giornalisti coglioni, giornalisti intelligenti, salumieri intelligenti, salumieri, è tutto quanto. Ecco.
la vera battaglia è di fare dei social qualcosa che siano lo specchio della realtà, non né uno specchio edificante, quindi deformato in così in supposto virtuoso, né lo specchio degradante che è molto spesso nell'attuale situazione. Ringraziamo il direttore e in bocca al lupo per domani, per la sua maratona. Bocca al lupo bisogna dirlo a quelli che partecipano, io. Grazie.